Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Io sono Stefania. In questo video vi mostro come preparare una sofficissima ciambella allo yogurt. Può essere realizzata sia con yogurt classico che con yogurt delattosato. All'interno di una ciotola dai bordi alti verso il primo vasetto di yogurt che utilizzerò come misurino. Aggiungo due vasetti non colmi di zucchero semolato. E tre uova intere. Amalgamo il tutto con le fruste elettriche partendo dalla velocità 1 e poi passo alla numero 2. Aggiungo ora un vasetto di olio di semi di mais. Faccio ripartire le fruste a velocità 1 e aggiungo la fiala di aroma al limone. E faccio ripartire le fruste a velocità 2. Ora che lo zucchero è completamente sciolto, aggiungo i tre vasetti di farina setacciata con un setaccio a maglie strette. Amalgamo il tutto prima con le fruste spente e poi le faccio ripartire a velocità 2. Deve amalgamarsi tutto per bene e il composto deve risultare liscio e omogeneo. Ora aggiungo la bustina di lievito per dolci sempre al setaccio. Riprendo le fruste e dopo che il lievito è ben amalgamato aggiungo l'ultimo vasetto di yogurt. Ora che lo yogurt è stato ben incorporato, verso il composto ottenuto all'interno di una terrina o di uno stampo da ciambella come nel mio caso, del diametro di 24-26 cm, non di più, precedentemente imburrato e infarinato. Io l'ho oleato e infarinato e infatti ho avuto qualche problemino quando l'ho sformata. Inforno la mia ciambella in forno già caldo a 175 gradi per circa 20-30 minuti. I tempi e la gradazione di cottura possono variare in base al proprio forno. Una volta sformata la mia ciambella lascio che si raffreddi un po', dopodiché la cospargo di zucchero a velo ed è pronta per essere gustata. Il mio video termina qui, spero vi sia piaciuto, non dimenticate di lasciare un bel mi piace e di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, spuntando anche la campanella, in modo da essere avvisati tutte le volte che esce un nuovo video. Per seguirmi sugli altri canali social trovate i link giù nell'info box. Ciao e alla prossima! Ah, dimenticavo, se avete domande da pormi commentate il video e sarò felice di rispondervi. Ciao ciao!